Devi fare la foto. Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Inizia una nuova puntata con il Pescara che perde con la Torres, una partita con tante occasioni. Comunque il Pescara non riesce a vincere e perde 6 punti in classifica, nel senso che la Torres ora si trova prima con 6 punti di vantaggio. È andata bene invece al Pineto, che ha ottenuto un ottimo punto con la Carrarese a Carrara. E domenica all'Adriatico alle 18.30 ci sarà la Recanatese per quanto riguarda il Pescara, mentre il Pineto, si giocherà lunedì, andrà a Pesaro. E dunque questa sera ne parliamo con i soliti ospiti, gli opinionisti Walter Nerone. Buonasera Walter. Buonasera, ben ritrovati. E Giorgio Repetto. Buonasera anche a te Giorgio. Buonasera Pierluigi, buonasera a tutti. Poi abbiamo ospite graditissimo, l'agente FIFA, Alessandro Alberti. Buonasera, buonasera a voi, trovati, ben rivisti e grazie campo. Di avermi aspettato dopo tutti gli ulteriori rinvii. Grazie a te. Abbiamo anche dei collegamenti. In diretta da Pescara, Fabio Lupo. Buonasera Fabio. Buonasera a tutti voi. Ciao. Grazie di essere intervenuto. E un altro collegamento, ma questa volta con gli studi di Super J a Pescara, è con Silvio Sarta che ritorna dopo la scorsa settimana. Evidentemente hai avuto successo Silvio. O non l'hanno Buonasera. Fatto uscire. A volte ritornano, è un film di grandissimo successo. A volte ritornano. Il genere horror piace soprattutto in questo periodo un po' strano per il mondo. Buonasera a tutti. Fra poco avremo un altro collegamento con un graditissimo ospite e poi naturalmente Alessia Spolverini. Mi dicono che è già pronto il collegamento con il graditissimo ospite e allora andiamo sempre questa volta a Pescara, in realtà a Montesilvano, dove c'è Simone Pavone. Buonasera Simone. Con Luca Di Credico. Luca. Buonasera a voi in studio e buonasera a chi ci segue da casa. Siamo qui di nuovo con Simone Paone, il maestro che ci lieta di nuovo della sua presenza e che ci ha fatto compagnia l'ultima volta con belli accompagnamenti. Ciao, buonasera a tutti. Grazie quindi a Simone e a Luca e fra poco naturalmente ci parleremo della vostra musica, anche per così stemperare un po' dalle polemiche. Ci saranno o no polemiche? Vedremo tra pochissimo e ascolteremo i nostri ospiti. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone. Su un prato e quando arriva mi farà sudare, ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice sbalordito non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Se seguici, minuti, iniziamo questa puntata di A Tutto. Dicevamo ci saranno no polemiche perché comunque il Pescara ha perso questa partita con la Torres e poteva essere una buona opportunità. E allora vediamo il nostro vignettista, chiediamo a lui che cosa realizzerà questa sera. Tanto non ce lo dici. A tema. Dimmi. Vi do qualche indizio. Innanzitutto buonasera a tutti e questa sera appunto realizzerò qualcosa appunto a tema dell'ultima partita che il Pescara ha perso contro la Torres. E più tardi vedremo un po'. Grazie a Manuel. E dunque iniziamo a parlare di questa partita. Walter, il mister Zeman ha detto chiaramente non mi è piaciuto come il Pescara ha affrontato il primo tempo, è entrato in pratica in campo
nel secondo tempo. Ma nel secondo tempo l'ha perso. Il primo tempo non gli è piaciuto, ma il secondo non è stato proficuo. No, non è che sia stato produttivo più di tanto. Vabbè, questo è, come si dice, con Zeman c'è sempre, qualunque sia il risultato, c'è sempre alla fine, ti lascia sempre la sensazione che poteva fare di più e meglio. A me onestamente è piaciuto ancora meno che a Zeman la partita, ma perché certi problemi secondo me si sono visti subito, e tipo quello del centrocampo, per esempio, che nel primo tempo non è stato spettacolare. Tunjob, è vero che lui ha cambiato De Marco, però lo stesso Tunjob non è che sembrasse più presente di altri. Una partita che nella quale alla fine la Torres ha costretto il Pescara a giocare come gli andava, come voleva. Non la stessa modalità, ma qualcosa di simile di quello che era successo con la Vis Pesaro. Il risultato è che fai quattro partite e la vittoria spumeggiante di Lucca rimane il fiorellino nel deserto, perché alla fine di queste quattro partite hai perso quattro punti da Torres e Cesena, che pure hanno avuto due inciampi. Sono sconfitte che pesano, e il modo come è arrivato, secondo me, fa riflettere. Secondo me, siamo il campionato è fatto di tante vicende e di tante situazioni. In alcune devi essere abbastanza intelligente da accettare certe situazioni. Zeman per sua natura non è che non è intelligente, ma non accetta mai, e queste partite rischia di perderle e qualche volta le perde. Allora, torniamo alla vigilia dell'anno scorso, quando il Pescara ha giocato contro il Catanzaro. Giorgio, la situazione era molto simile quella, perché il Pescara poteva raggiungere la vetta, non lo ha fatto, e poi sappiamo quello che è accaduto. C'è questo pericolo anche quest'anno, visto che Pescara delle ultime partite non è più il Pescara delle prime? Beh, non è lo stesso Pescara, ma non so se la Torres sia il Catanzaro. Cioè, la Torres ha giocato bene qui, ha giocato bene altre partite che ho visto anche in televisione, però non lo so se riuscirà a fare quello che ha fatto in modo fantastico il Catanzaro e che si sta ripetendo anche in Serie B. Comunque è stata una partita che per un'ora ha visto giocare praticamente, credo, solo la Torres, perché anche insomma, all'inizio del secondo tempo, sì, si dice che è entrato il secondo tempo, ma nei primi 15-20 minuti Pescara ha preso due gol, poi ne ha fatto uno, poi ha preso le traverse, hanno avuto un paio di occasioni anche loro per andare sul 3-1, quindi era una partita bella, perché è stata una bella partita di calcio. Sicuramente chi l'ha vista, sia come me in televisione, chi l'ha vista dallo stadio, si è divertito, meno se la fai da tifoso, perché essere a tre punti della Torres, avere la possibilità di raggiungerla, era un momento importantissimo del campionato. Però siamo alla decima, credo, giusto? Alla decima, insomma, ci sono ancora tantissime partite da giocare, quindi il campionato è completamente aperto. Certamente ci si è lamentati del Pesaro perché aveva messo quei famosi autobus davanti alla porta. La Torres non l'ha fatto, però ha giocato un bel calcio che ha creato più problemi che se avesse, che avesse messo il pullman davanti alla porta, perché ha giocato, è andata in verticale, in velocità, ha anche qualche bel giocatore. Ho sentito dire che è più esperta, credo proprio da Zeman, ma è più esperta per modo di dire, nel senso che forse è un po' di tempo che giocano insieme, però i giocatori hanno fatto principalmente, credo tranne Mastino, hanno fatto quasi tutti solo C o D, insomma credo, adesso non me le ricordo tutti bene, ma Scotto era a Cosenza quando facevano la C, insomma adesso un po' di giocatori li ho visti anche giocare perché li abbiamo seguiti quando erano giovani per il Chievo.
e non è una squadra esperta, ha un gioco, sinceramente ha un bel gioco e ha messo in mostra una fluidità di manovra che, e soprattutto come dicevate, credo che a metà campo, specialmente il primo tempo, c'è stata una superiorità nettissima della Torres, cioè sia in fase di palleggio che di contrasto nel non far giocare il Pescara, tant'è vero che si è lamentato lo stesso tecnico Boemo del fatto che i difensori lanciavano lungo sulle punte, ma perché erano costretti, perché a metà campo non riuscivano a trovare gli sbocchi. Alessandro, quindi la Torres non è una sorpresa estemporanea, ma mi sembra una squadra ben solida. Poi dove arriverà certamente non è il Catanzaro, come diceva Giorgio, dello scorso anno, ma è una squadra che intanto si trova a 6 punti dal Pescara, che comunque prima anche rispetto al Cesena, e questo non bisogna dimenticare. Beh, diciamo che io ho visto parecchie partite del Pescara, alcune non sono riuscito a vederle. Devo dirti che la squadra che mi ha impressionato di più, che ho visto giocare contro Pescara, è stata la Torres, perché poi in questa categoria credo che valga anche molto il fatto di essere arcigni, aggressivi, come dicevo giustamente, andavano a marcare uomo contro uomo a metà campo, hanno creato dei problemi. Ciò nonostante, però, il Pescara ha preso due traverse nel secondo tempo, tutto sommato la partita la si poteva pareggiare. La Torres probabilmente non sarà il Catanzaro dell'anno scorso, però non è prima in classifica in modo casuale, a mio modesto parere. Per quanto riguarda poi i commenti del post partita, è evidente che tu hai fatto riferimento al Catanzaro, ma se la memoria non mi inganna, l'anno prima c'era stata la famosa partita contro la Reggiana, sì, che si attendeva come match clou. Diciamo di metà girone di andata, e lo si è perso anche quello. Cioè, in realtà a Pescara che cosa succede fondamentalmente? Che c'è una grande fame di calcio, una grande voglia di tornare in una categoria che è quella del Pescara, cioè la Serie B. Quindi quando ci sono questi inizi di campionato spumeggianti, è evidente che l'entusiasmo sale a mille. Poi se tu fai ovviamente... le cose le analizzi non da tifoso ma con un pochettino di equilibrio, ti rendi conto che sì, stanno facendo per me Pescara un ottimo campionato, tanto di cappello, forse qualcosina manca per cercare di arrivare prima e vincere il campionato. Ciò nonostante io credo che questa sia una squadra che possa arrivare tranquillamente ai playoff. Allora Fabio, secondo te che cosa manca a questa squadra per essere competitiva al massimo, per raggiungere la promozione? Ma, si è detto più volte, chiaramente in mezzo al campo, come abbiamo detto più volte, manca probabilmente un palleggiatore vero che sappia dettare un po' i tempi e i ritmi dell'azione. Troppo spesso la manovra del Pescara è una manovra che non ha tempi, non ha velocità, e quindi la circolazione di palla è lenta. Questo permette alle squadre di chiudersi bene, di asserragliarsi nella propria area di rigore, e la differenza fra Torres e Bispesso è che la Torres è ripartita con maggiore verticalità, con maggiore qualità, e ha fatto male al Pescara. Però sicuramente lì la presenza di Squizzano continua a fare bene, secondo me, però è chiaro che l'esperienza e la personalità magari di un play con maggiore spessore poteva far comodo, questo come valutazione. Poi ripeto, è un discorso legato proprio alla circolazione di palla, perché poi alla fine la giocata rimane tra i piedi del singolo, e le squadre avversarie lo sanno, raddoppiano, si chiudono, e chi ha il coraggio riparte e in qualche caso fa male, come nel caso della Torres. Ecco, quanto sarà importante, Fabio, la presenza di Zeman, di un allenatore di grande carisma, con questi ragazzi molto ma molto giovani ovviamente? Sì, è evidente che questo è un dato che avete evidenziato, è una squadra comunque mediamente molto giovane, che poi tutti dicono la Lega Pro è il campionato delle squadre giovani, così, però chi ha il coraggio di giocare una squadra con una media così giovane è solo il Pescara e poche altre. Le altre, poi vedi la Torres, Giorgio diceva
non ci sono giocatori che hanno fatto la Serie B, tanti giocatori hanno fatto la Serie B, ma è una squadra esperta, perché comunque è esperta di categoria, è esperta di Serie C, Fischnaller, Scotto, D'Ametto, Antonelli, Mastino, sono giocatori che la categoria la conoscono bene, qualcuno anche la categoria superiore, quindi anche la stessa Vispesa aveva all'interno dei giocatori una certa esperienza. Pescara è comunque una squadra costruita bene, a mio giudizio, anche con questa finalità, che è quella comunque di creare una squadra giovane che crei valorizzazioni, che crei patrimonio. Questa è una politica corretta che il Pescara sta facendo. Ripeto, la squadra secondo me è una buona squadra. È evidente che in qualche momento questa giovane età un po' si sente, perché magari, ecco, aver dentro al campo qualche giocatore con qualche partita in più, in qualche modo a volte può anche trovare una soluzione che sia diversa da quella che viene dettata anche dall'allenatore. È chiaro che il carisma di Zeman aiuta questi ragazzi a crescere, poi questi ragazzi vanno in campo e qualche limite dovuto magari alla mancanza di esperienza purtroppo poi si evidenzia. Allora Silvio, chiaramente potrebbe il pubblico essere deluso, tu lo sei dopo questa partita? Guarda, io intanto saluto tutti, non vedo alcuni da molto tempo, quindi per esempio Fabio Lupo lo saluto affettuosamente, anche Simone Pavone, con il quale dividiamo spesso i sentieri della musica e del teatro per i ragazzi diversamente abili, quindi il tuo parterre Pierluigi è sempre straordinario. Avete detto, avete espresso tutti dei concetti assolutamente giusti, e ci mancherebbe. Però mi ha colpito, non me ne voglia nessuno, come quello più incisivo al momento, quello di Walter Nerone, perché ha detto due cose, due vocaboli: occasioni e opportunità. Quindi, alla luce di tutto quello che tecnicamente è stato detto e sul quale possiamo dissertare all'infinito, in Serie C, secondo me, neanche in Serie B e in Serie A, le occasioni e le opportunità all'inizio del campionato, a metà del campionato, alla fine, non si susseguono in continuazione. E il Pescara, comunque, guarda caso, tra l'altro tutto in casa, queste occasioni e queste opportunità le ha fallite o quasi fallite già per 3 volte, segnando 0 gol. C'è un problema, quindi, lo dicono quelli bravi, di approccio al campionato, mi viene da pensare anche a un'altra cosa, c'è un caldo tropicale anche in questo meraviglioso studio di Pescara di Super J, ci sono degli insetti appunto indonesiani, e tutto questo ci fa capire che fino alla fine di ottobre ci sono questi 30 gradi. In queste circostanze i ragazzi di Zeman, di tutte le squadre di Zeman, ancorché giovani come il Pescara di quest'anno, devono volare. A settembre, a ottobre, devono volare. Sta di fatto che statisticamente, più esperti di me lo sanno, semmai una flessione, che mi auguro non ci sarà, arriva a novembre, dicembre, nei mesi più crudi. È il Pescara che deve speculare positivamente, come ha fatto all'inizio del campionato. E dunque attenzione, perché prima si è parlato del centrocampo che è stato ridisegnato, dell'attacco che non trovava degli interpreti sempre con continuità. Poi c'è il portiere che mette la pezza dappertutto, forse anche la difesa sulle palle native si deve registrare, ma le occasioni non tornano, quindi bisogna svegliarsi. Soprattutto a partire dalla quarta partita, che non dovrà essere assolutamente per il Pescara la quarta partita interna con 0 gol, perché i punti non arrivano così. Non sento niente. Nemmeno io. Il momento di prima era passato anche su queste cose. Poi mi colpiscono alcune cose. Talvolta nei commenti del dopo partita ci si sofferma sugli episodi che ti restano più nell'occhio, anche perché più recenti. Nello spogliatoio si è molto parlato delle due traverse prese dal Pescara. Io vorrei sommessamente far notare che le due traverse sono state prese al
nel momento in cui è partito l'arrembaggio finale. Fino a che la partita non si è sbloccata, il migliore in campo di tre spanne soprattutto è stato Plizzari. Cioè, noi ci ricordiamo la traversa che ha negato il 2-2, ma diciamo, prima ci sono state due o tre occasioni, una su una punizione deviata in area con un riflesso che diciamo, non molti portieri sono capaci di mettere di attuare. È un riflesso spettacolare, ha alzato una palla che dalla tribuna sembrava già entrata. Quindi uno, riflettendo sulla partita, deve riflettere su tutto. Hai giocato in casa con Pineto, Vispesaro e Torres, hai fatto un punto, se mi ricordo bene. In mezzo quei quattro gol a Lucca, che guarda caso, diciamo che probabilmente è una squadra in un momento di difficoltà, perché poi anche l'altro giorno ha avuto le sue sofferenze. Quindi forse qualche problema c'è. Io osservo che in un centrocampo che continua a non convincere, anche se alcune individualità sono molto interessanti, però il reparto è fatto di un insieme, non solo di singoli, Mora non trova mai posto. Mancano idee, mancano finalizzazioni, mancano soluzioni diverse, eccetera. A me Spizzato mica dispiace, anzi, ha fatto cose anche buone. Però adesso, come diceva Silvio, se lì in mezzo qualcosa non torna, perché quello non si prova? Probabilmente non è la soluzione. Io non ho motivo di dubitare della buona fede di Zeman, però mi rimane questo dubbio. Aloy adesso per un mesetto sembrava che di Aloy non si potesse fare a meno, adesso si è potuto fare a meno anche di Aloy. C'è la volta che ti va bene e quella che ti va male. La quadra non c'è. Io non ho la ricetta, però prendo atto che questa squadra l'equilibrio l'ha trovata e i gol non li fa, continua a sbagliarli. E forse si è sbloccato Merola. L'altra volta ho detto l'unico che non toccano mai è quello che non ha mai segnato, è Merola, e puntualmente mi ha smentito, ha fatto il gol, sono felice per lui. Quindi adesso stasera che devo indicare così segna domenica, ditemelo voi, io lo indico subito. Tra l'altro adesso vorrei sentire anche Alberti su questo. Dimmi. Sì, diciamo che sono d'accordo un po' con gli interventi di tutti, vorrei riallacciarmi a quello che ha detto Fabio, perché credo che la partita contro la Torres sia stata compromessa dal secondo gol, cioè preso dopo 4 minuti dal primo con una squadra completamente sbilanciata. E probabilmente se non ci fosse stato il 2-0 si poteva cercare di recuperare la partita. Però tornando a quello che avevo detto io in precedenza, bisogna poi in realtà capire questa squadra con quale obiettivo parte, perché negli ultimi 2 anni effettivamente il Pescara è partito alla grande, alla grandissima. Quando il Pescara tocca le corde dei tifosi in città si risveglia un entusiasmo, perché c'è diciamo un vulcano di passione che è sempre lì latente, come tu gli dai un pochettino di carbone, esplode, perché questa è Pescara, lo è sempre stato. Poi ci sono queste partite che tu pensi che ti facciano fare il salto di qualità e poi si perdono volente o nolente. Quindi forse sarebbe stato meglio partire un po' più un po' più con qualche risultato, con qualche vittoria in meno, con qualche punto in meno, forse adesso si vedrebbe il futuro in maniera diversa. Tra l'altro tutti avete evidenziato le carenze della squadra, gli errori. C'è un dirigente del Pescara che in settimana ha parlato invece dell'arbitraggio, ha parlato di un rigore negato. Io penso che tutto sommato questo sia la cosa minore in una partita come questa, non siano ben altri, Giorgio, i problemi. No, ma in ogni partita ci sono qualche
qualche decisione che ti fa innervosire. Rivisto in televisione, il rigore su Messi ci poteva stare, voglio dire, non era però non è questo il motivo, no, perché dire, il Pescara sì, però non ha, siccome poi i risultati sono fatti dagli episodi, magari segni sul rigore lì, beh, la partita può cambiare, quindi è normale dirlo, cioè voglio dire, pensare anche, l'ha detto pure mi sembra che l'abbia detto in conferenza anche Zeman, ma il problema è questo, se tu io non sono molto convinto di le squadre con una rosa molto grande, devo essere sincero, io credo che 18-19 giocatori con qualcuno della primavera siano sufficienti, perché onestamente averne per esempio adesso 6-7 a metà campo, qualcuno come Mora è entrato l'altro giorno, ha risultato ampiamente acquisito, e a volte, come diceva Walter, a lui sembrava importantissimo, poi di colpo non ha giocato, quindi questa alternanza di giocatori può essere, come dicono tutti gli allenatori, l'abbondanza è una cosa valida. Personalmente credo che 18-19-20 proprio. Quindi Giorgio, tu dici in sintesi che non ci sono delle gerarchie in questo momento ben definite? In questo momento facciamo fatica tutti a dire qual è la formazione del Pescara di domenica prossima. Tu la sapresti dire? No, però seguendo, quando stava giocando alla OI, per esempio, si lamentava il fatto che era assente Squizzato, perché poi spesso... No, però all'OI, voglio dire, ha fatto la mezzala Perugia. Esattamente. Ma a parte, io non intendevo solo il Pescara, in generale c'è... Gli allenatori ti girano due giocatori per ogni però non si fa nella Champions, non si fa una stronzata. Giustamente le vedi le cose con un altro occhio. Creare dei problemi anche all'interno dello spogliatoio. Questi sono ragazzi giovani, magari non se lo creano troppo, però abbiamo visto in due partite fa, quella con la Pesaro o col Pinete, se non ricordo, in cui due o tre occasioni da gol create hanno cercato di concludere chi aveva creato l'azione, perché poi chiaramente essendo giovani anche loro pensano il giorno dopo di avere il titolo sul giornale, la risorsa. Allora, cosa che non è successa nelle prime partite, quindi si tende magari a essere un po' più egoisti, ma comunque in generale io credo che dopo un po' di tempo ci debba essere una formazione, una graduatoria, una formazione base, ma Zeman ci ha abituato a cambiare molto, ma proprio per esempio mi ricordo la formazione che ha vinto il campionato di Serie B con Zeman, bene o male la sappiamo tutti a memoria, voglio dire, i giocatori erano quasi sempre gli stessi, tranne un paio di cambi ogni tanto. Il cambio obbligato era Sansovini Caprari, no? Sansovini Caprari, poi c'era Gessa Nielsen e poco altro, bravo. Insomma, i due terzini erano sempre quelli. Dietro, bene o male, erano in tre, si alternavano un po'. Quindi credo che Zeman lo stia facendo per esigenza, cioè non ha ancora trovato uno sbocco sicuro. L'altro giorno ho letto che giocava Tomasini perché era fisicamente più forte, sui lanci lunghi da dietro poteva essere più valido. E non è proprio la giocata di Zeman, cioè voglio dire, non c'entra niente col gioco di Zeman. Allora, andiamo da Fabio Lupo. Fabio, hai ascoltato questi commenti, hai detto che si è lavorato bene per quanto riguarda la campagna acquisti e cessioni, dell'Icarri ha lavorato bene, e a questo punto pensi che qualcosa si possa ancora fare dal punto di vista dei movimenti, o che la squadra debba comunque consolidarsi così? Io credo intanto che, insomma, non bisogna drammatizzare, perché poi alla fine la squadra è in piena corsa per tutti gli obiettivi. È vero, in questo momento qui la Torres è venuta a vincere a Pescara e quindi sembra questa distanza di 6 punti dà chiaramente fastidio, però la squadra secondo me è in linea con quelli che sono i programmi, e nel più questo è un girone molto molto equilibrato. Come giustamente dicevate prima, la Torres non ha la caratura del Catanzaro, quindi difficilmente andrà in fuga, a mio giudizio, come ha fatto il Catanzaro l'anno scorso. Io ieri per esempio ho visto il Perugia a Recanati,
è una scuola che ha dei valori, ma anche Perugia è una scuola con dei problemi. Ho visto l'Entella fermo, non ne parliamo, il Cesena stesso fa fatica a decollare, è un campionato molto equilibrato. E non dimentichiamo che questa, ripeto, è una scuola molto giovane, che non è una scusante, ma è secondo me un fattore che lascia sperare sul fatto che se questi ragazzi crescono, come credo che cresceranno, perché hanno un allenatore forte in queste cose qui, questa squadra può solo migliorare. Io so, non drammatizzerei, mi sembra che in questi giorni, dopo questa sconfitta, si siano fatti dei discorsi un pochino troppo pessimisti. Giusto analizzare, giusto provare a vedere cosa che non va, non drammatizzerei più di tanto. Ecco, allora so che ci devi lasciare perché hai un impegno, Fabio, e ti ringraziamo per essere intervenuti in trasmissione, però due parole sulla Recanatese te le facciamo dire, visto che hai visto la partita. Sì, la Recanatese è una squadra che a metà fra la Vispesaro e la Torres, nel senso che è una squadra intanto molto, molto organizzata, perché è un allenatore molto esperto in panchina, pone questo 4-4-2 che è molto, molto elastico, molto dinamico, capace di abbassarsi quando è il momento, è capace di ripartire. Mi sentite? Io non vi sento più in studio. Quindi capace anche di ripartire, di far male a un giocatore molto, molto veloce sull'esterno come Senigallesi, è molto bravo a ribaltare l'azione. Melchiori è un giocatore affidabile, la difesa è imperniata su due giocatori molto esperti, comunque molto, molto validi anche sul gioco aereo. Quindi è una squadra che verrà a fare una partita corta, però cercando anche di ripartire un po', a mio giudizio, sulla falsa riga di ciò che quasi tutte le squadre cercheranno di fare e hanno cercato di fare qui a Pescara. L'esempio della Torres è particolarmente lampante, alla Vispesa, come abbiamo detto, è mancata la ripartenza. Ecco, in questo caso invece la Recanatese ha qualcosa per ripartire, perché ha giocatori che hanno gamba, che hanno velocità e anche una qualità tecnica, e davanti, oltre a Melchiori, ha un giocatore come Sbaffo che può trovare la giocata in qualsiasi momento. Forse sono un pochino leggeri in mezzo al campo, dove probabilmente, anche perché sono in due, potrebbero concedere qualcosa al Pescara, che giocando magari invece a tre in mezzo al campo potrebbe palleggiare con maggiore tranquillità e maggiore serenità. Però l'organizzazione complessiva della squadra permette appunto alla Recanatese di essere sempre in partita, e l'ho fatto anche ieri sera, anche di fronte a un avversario comunque forte come il Perugia. Bene, grazie a Fabio Lupo, grazie di essere grazie intervenuto. Grazie a voi. Ci vedremo magari in studio in un'altra occasione. Ciao, grazie. Fabio. Ciao Fabio. Bene, molto, molto volentieri, grazie, ciao a tutti. Grazie a Fabio. E allora, prima di andare da Silvio Sarta, andiamo ad ascoltare forse un po' di musica con il nostro grandissimo Simone Pavone. Simone, il Luca. Sì. Ciao, buonasera, io mi prendo il grandissimo, me lo metto nel cassetto e poi quando mi dovrà servire... lo ritirerò fuori al momento opportuno. Intanto prima facevamo una chiacchierata con Luca, non so se ve ne siete accorti, abbiamo avuto qualche piccolo problema di collegamento, indipendente dalla nostra volontà, come si dice in questi casi, vero Luca? Sì, assolutamente. Bene, con Luca prima stavamo ragionando, gli stavo raccontando, perché come dico sempre, mi piace parlare di musica con Luca mentre aspettiamo il collegamento, parlavo dei ragazzi, di alcuni allievi oggi pomeriggio con cui ci siamo trovati a parlare dell'importanza di Giacomo Leopardi anche nella musica moderna, nei testi pop. E lui mi ha ricordato, Giacomo Leopardi, domenica il Pescara gioca contro la... Recanatese. Quindi questo link, questo collegamento mi è sembrato veramente adatto alle coincidenze che esistono. Quindi, se permettete, passerei... mi è venuto in mente questo collegamento, le canzoni poetiche, più che di parlare dei titoli più famosi di Leopardi, le canzoni, le raccolte poetiche di Leopardi, le canzoni. E alla parola canzone mi viene in mente... quella del rocker di Zocca. Mm-hmm.
Simone, non è ottimo il collegamento questa sera, intanto ti ringraziamo. Andiamo da Silvio Sarta. Allora, dalla musica alle parole, quali parole in questo momento per un Pescara che si trova di fronte all'area canatese, un'altra partita importante in questo momento, perché forse è decisiva nel senso di recuperare la propria credibilità che in questo momento il Pescara sembra aver perso nelle ultime partite. Silvio. E lo deve fare. Mi dispiace che ci abbia dovuto lasciare Fabio Lupo, che parlava insomma di non drammatizzare, eccetera, eccetera. Ho sentito dire in studio, forse era ovviamente una battuta, un paradosso, sarebbe stato forse meglio partire più piano. Io dico una cosa, con enorme rispetto per tutti, basta con questa prudenza, perché poi involontariamente può sfociare anche in una sorta di ipocrisia. E il Pescara da anni deve essere costruito per vincere il campionato di Serie C e per uscire dalla palude della Serie C. Il blasone del Pescara, le aspettative del pubblico, i risultati ottenuti, tutto questo è qualcosa che esiste già nella statistica, già nel bagaglio storico-culturale di questa città. Poi ci sono le occasioni di cui parlavamo, le giornate di campionato, che i giocatori siano giovani, giovanissimi, meno giovani. A proposito, è la seconda o terza volta, almeno da quando partecipo con grande entusiasmo a questa trasmissione, che Walter Nerone chiede dimora, ma questa richiesta leopardianamente non arriva, anzi con un po' di malinconia. Io ricordo Mora, non 100 anni fa, perché non è un giocatore anziano quanto sono anziano io, ma Mora non sfigurava in Serie A, o è un altro, o forse è un omonimo, quello con la barba, no? Aveva la barba, la spalla e tutto il resto. E allora perché non gioca? È un giocatore che in qualche modo altera gli equilibri dello spogliatoio, e se così fosse lo si dica, non c'è nulla di male. Insomma, bisogna uscire dal mio punto di vista da questa sorta di freno a mano che si tira sempre in qualunque momento, magari poi dice no, c'era rigore, c'era quello, ma forse sì, forse magari 10 rigori, ma c'è il fatto che comunque una squadra deve partire bene e continuare meglio, perché lo può fare e perché lo deve fare in funzione di tutto quello che le si richiede. Tutto qui non è difficile, eh? Non è assolutamente difficile, quindi non c'è nessuna drammatizzazione. Se volessimo drammatizzare useremmo tanti altri argomenti, non sul tragico, ma potremmo drammatizzare sul fronte economico, sul fronte della comunicazione, sul fronte sociologico, sul fronte di mille cose. Non lo si fa. Però sportivamente parlando, basta pigliarsi a questo e a quello, e invece basta perdere le occasioni, a partire dalla Recanatese. Perché la classifica è sempre 3 punti da chi vince, sempre 1 punto da chi pareggia e poi 0. Ci sono 0 punti, lo capisce anche Leopardi, a chi perde. Questo è un concetto giusto, Giorgio, sei d'accordo? No, certo, non essere d'accordo, perché alla fine i campionati li fai coi punti, non è che li fai con le prestazioni, se dicono hai giocato bene, hai creato, perché il Pescara sicuramente ha creato 10 partite, avrà fatto 70-80 palle gol almeno, quindi le hai create, non sei riuscito a concludere, manca un giocatore d'area di rigore classico, è probabile di sì, perché l'avevamo. È molto probabile, dal mio punto di vista. Lo avevamo, avevamo un giocatore da 20 gol. Abbiamo provato a vedere se Vergani, perché il cupone sarebbe rimasto in tutti i casi. Per cui, se ha pensato che tra Tommasini e Vergani, io mi auguro che vengano fuori, potessero supplire alla partenza di Lescano, no? Perché credo che sia quello il discorso. Ma questa partenza di Lescano non si poteva evitare, no, tutto sommato. Abbiamo parlato tante volte. Cioè, Walter l'ha detto addirittura alla prima partita, quindi nonostante Pescara avesse vinto 3-1, credo
che un giocatore così importante, d'altronde anche là è andato a Trieste, ha fatto 7 gol e ne ha fatti fare 3, voglio dire, quindi è un giocatore che incide. Però si è poi scelto di prendere Tomasini e mantenere Vergani, e speriamo che da qui alla fine, mancano ancora tante partite, possano esplodere e venire fuori, perché Cuppone in questo momento, a mio parere, ha fatto benissimo, non bene, si dana l'anima, è un giocatore che però rigore c'è e non c'è, anche perché, no, anche perché è uno che farà 15 km a partita, ma di scatto li fa, quindi voglio dire, è uno che spende tantissimo per essere utile alla squadra, però non è proprio il classico giocatore che poi in area di rigore ti conclude. Lescano, ricordiamoci anche un paio di gol l'anno scorso negli spareggi, quello di Verona, era anche uno di quelli a cui appoggiare la palla, ma sapeva anche mandare in porta gli altri, non era solo uno stoccatore. Se vi ricordate la palla a Merola che poi fece gol delle Monache a Verona, era stata un'invenzione a metà campo di Lescano, voglio dire. Quindi, ma tra Tomasini e Vergani, adesso a questo punto, chi pensate possa entrare in squadra, visto che per il momento nessuno dei due è titolare? Ma io non lo so se giocherà domenica uno dei due, o non sono nel cervello, nelle idee di Zeman. Finora Tomasini domenica ha fatto un tempo, diciamo, abbastanza anonimo. Vergani credo che non abbia giocato 30 minuti fino ad oggi. Quest'estate leggevo che si puntava tutto su Vergani, e poi è stato preso anche Tomasini, però in questo momento non lo so, ci saranno. No, non è che l'allenatore, scusate il termine, si taglia le palle da solo, voglio dire, se pensa che un giocatore gli possa risolvere la situazione, lo fa giocare. Se non li fa giocare, probabilmente non li vedrà bene in allenamento, non li vedrà consoni al suo tipo di gioco in questo momento, oppure hanno incominciato tardi la preparazione e quindi sono un po' indietro fisicamente e come ritmo partita con fronte ai compagni. Però di sicuro un giocatore in area di rigore io mi ricordo Boninsegna diceva, io ogni 3 palle gol ne devo, per essere un attaccante forte, una la devo mettere dentro. Noi adesso credo che siamo a 1 ogni 25. Sì, in effetti anche la partita con la Vispesaro, cioè questa squadra che crea, per l'amor del cielo, ci sono delle situazioni in cui hai proprio la sensazione che manca il cosiddetto uomo, scusate il termine, che fa sportellate dentro l'area, perché alla fine della partita Brosco faceva il centravanti, l'ultima partita. Sì. Quindi diciamo che ci sono delle partite, tra l'altro con la Vispesaro l'allenatore candidamente, l'ho apprezzato moltissimo, ha detto noi siamo venuti a Pescara per cercare di non far giocare il Pescara. E che poi ha suscitato anche l'ilarità di Zeman e degli addetti ai lavori. Ci sono poi delle situazioni in cui evidentemente anche in questa categoria c'è bisogno dell'elemento, diciamo, di fisicità. E tornando a quello che diceva il signor Sarta, che non l'ho mai conosciuto, ne approfitto per salutarlo cordialmente, sul tema di Mora volevo dirgli che ha ragione a mio avviso, però se ci sono dei casi in Serie A che sono molto peggio di Mora, perché la Salernitana che sta retrocedendo adesso reintegra in rosa Simi, che sono 2 anni che non lo portano neanche in ritiro. Quindi a volte ci sono delle situazioni talmente paradossali che accadono, delle dinamiche nelle società di calcio che viste dall'esterno ti lasciano effettivamente molto molto perplesso. Quindi che non giochi Mora per me è strano, però poi ci sono a volte gli allenatori che hanno le loro idee, si canalizzano su una situazione tecnica e non ne vogliono sapere. A Salerno sono 2 anni che non portano Simi in ritiro, che guadagna 1 milione l'anno, adesso che è arrivato Inzaghi sembra che lo stiano reintegrando in rosa. Sono delle cose che vanno contro logica, però bisogna accettarle perché così. Evidentemente, come diceva anche bene Giorgio, queste situazioni si creano poi quando ci sono anche numerosi giocatori in rosa. Allora, se il Pescara deve valorizzare i giovani, evidentemente Mora a livello anagrafico è fuori. Io ti faccio una domanda. Sono solo 10 partite, ma tu vedi, sono tutti ragazzi interessanti che stanno facendo bene col Pescara, ma tu vedi in prospettiva qualcuno di questi a livelli importanti?
C'è qualcuno che ha fatto intravedere qualcosa di interessante, però Giorgio, i giocatori hanno bisogno di giocare, di sbagliare, di giocare sul campo. Cioè, di crescere. Io non faccio l'indovino, no. Ci sono dei giocatori che mi hanno lasciato delle buone sensazioni, sì. Moruzzi, anche se nell'ultima partita non l'ho visto sprintare. Però io credo che il giocatore, a me personalmente, l'unico giocatore che mi dà l'impressione che possa arrivare a livelli buoni se mantiene, è proprio quello che hai nominato tu. Perché probabilmente vediamo le cose nella stessa maniera. Perché tu sei un direttore sportivo, io sono figlio d'arte. No, io sono l'osservatore, guarda, direttore sportivo. Però, la cosa che ho fatto di più è stato 18 anni da osservatore. Però anche Moruzzi, nella partita ultima, non ha spinto. È un 2004, quando lo vedi che è disinvolto, che sa cosa fare. Evidentemente. E fa anche i buchi per terra. Fa anche i buchi per terra. Evidentemente. Bisogna avere pazienza, ecco perché io dico, giustamente il signor Sarta dice bisogna approfittare, sono d'accordo con lui. Chiamalo Silvio, se no si offende, perché ma non cioè, ha paura che lo prendi così perché magari pensi che sia vecchio, ma questo è più giovane di te. Però dico, un giovane fa esperienza, quindi devi accettare i momenti, sì, i momenti no, devi accettare anche gli errori dettati dall'inesperienza. E quindi in questa situazione bisogna... In una realtà come Pescara, che non è la Recanatese, non è la Fermana, è evidente che c'è un ambiente che è completamente diverso. Per noi l'impressione mia è che abbiamo una sola via di uscita, Zeman. E allora su questo punto, su Zeman, a Zeman e basta. Andiamo in pubblicità, qualche minuto, poi torneremo in diretta. No. 21 e 53 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Super J per questa puntata di A Tutto Campo, quindi abbiamo molti tecnici o comunque esperti di calcio che conoscono naturalmente il calcio e quindi è interessante questa sera il dibattito. E allora torniamo dal nostro musicista Simone Pavone, perché il collegamento non era perfetto prima, vediamo se adesso è buono. Simone e Luca. Sì, amici, intanto prima di passare al secondo brano ricordiamo anche ai telespettatori che domani si terrà alle ore 21 al Teatro Cordova di Pescara, musical di Simone Pavone, intitolato Dal Blues a Noi, e il ricavato di questo musical andrà totalmente in beneficenza, come ci diceva Simone prima, per la filosofia. Sì, grazie per la piccola parentesi, è un musical che mette in scena la musica moderna, però una piccola parentesi per dire che per fortuna purtroppo è sold out, quindi non ci sono più posti a disposizione per il musical di domani sera, e daremo il ricavato alla filosofia per far respirare un po' di bambini. Parole di voi esperti dal discorso che faceva Silvio Sarta fino agli esperti di calcio. Cioè, mi è venuta in mente una canzone, Pescara è la storia. Siamo noi. Bravo a te. Se non lo siamo, lo diventeremo. In effetti. Grazie per il momento. Allora, siamo qui per quello. Ti ringraziamo, vi ringraziamo
per queste note, anche per lo spettacolo che domani farai per beneficenza, quindi sicuramente è un qualcosa di importante e ti siamo grati. Allora Silvio, un Pescara che abbiamo detto delude un tantino il pubblico pescarese, che quest'anno è veramente presente allo stadio perché c'è una media molto alta di spettatori. E deve meritarsela, deve continuare a meritarsela questa media molto alta di spettatori. Non so quali siano le prospettive per l'incontro che ci sarà fra qualche giorno con la Recanatese. Certamente peserà la delusione della partita con la Torres, che diciamolo una volta per tutte, non credo sia insomma tecnicamente corretto paragonare anche in maniera lontana la Torres con il Catanzaro dello scorso anno, che è secondo o terzo e credo che ha velleità scoperte, assolute, dichiarate, così si fa, di andare in Serie A così come l'anno scorso, di cavalcare come ha fatto verso la Serie B. Questo Catanzaro, con tutto rispetto alla Torres, dà 30-40 punti alla fine del campionato, quindi secondo me, anche se ci sono i corsi e ricorsi storici che riguardano per esempio la partita con la Reggiana, con il Catanzaro e con la Torres, le situazioni sono sempre diverse. Sì, bisogna meritare la presenza costante del pubblico, che non ovviamente che non mollerà, perché se è vero come è vero che la tifoseria del Pescara è appassionata, è calda, è abituata e ha il ricordo mitico della Serie A, è anche vero che vuole tornare a questi fasti gradualmente, ma vuole finalmente tornare a questi fasti, ma il discorso è sempre quello, bisogna meritarlo e cominciare a fare dei punti in casa. La quarta partita senza punti in casa e con un malaugurato zero nella casella delle marcature poi renderebbe completamente inutili tutti i discorsi, pure perfetti, tecnici che stiamo facendo. Io ringrazio Alessandro, dammi assolutamente del tu e ho conosciuto tuo padre e ripeto che mi deve parlare dicendo il signor Sarta, capito? Cioè è diversa questa cosa, è molto diversa e Giorgio lo sa. Della confidenza. Beh, già è tanto che mi chiede del lei, non del voi. Di solito mi rivolgeva a lui con del voi. No, vabbè. Ah, ma quello è un altro discorso. Molto interessante. Io ricordo a me stesso, ma insomma è importante dire che ieri c'è stata anche la partita della formazione del Pineto, che ha avuto un ottimo risultato, un pareggio a Carrara contro la Carrarese, sicuramente un ottimo risultato. Allora a questo punto vediamo cosa è accaduto a Carrara, ascoltiamo questo servizio. Fatto 1-1 in 10, se partisse il secondo. Molto positivo, il Pineto sta davvero facendo un bel campionato. Interessante, la Carrarese, se non ricordo male, il 5 novembre sarà a Pescara e quello sarà un altro test interessante per il Pescara in attesa del nuovo appuntamento chiave, che è quello con il Cesena, 25 novembre se non vado errato, comunque quei giorni là, dove veramente si farà l'esame di maturità, perché a quel punto non ci saranno più attenuanti, chi ha avuto, chi non ha avuto tempo di organizzarsi, la squadra di collaudarsi, la scelta di certi uomini e la risoluzione di certi dubbi nei reparti, nei singoli reparti. Cioè, io penso che all'appuntamento con il Cesena, che sarà quello sì sulla carta più simile al match col Catanzaro dell'anno scorso, perché nei pronostici della vigilia il Cesena era il Catanzaro del girone B, magari non a livello del Catanzaro perché è difficile fare una squadra in Serie C di quel livello, però quella che ci si dovrebbe avvicinare di più è se il Pescara arriverà
a quell'appuntamento nel miglior modo e nel frattempo avrà ripreso un minimo continuità, secondo me avrà superato, cominciato a superare gli esami che contano. Altrimenti da lì in poi bisognerà fare altri ragionamenti, aggrapparsi ai play-off, alle Coppe Italia varie. E allora tutto diventa più difficile. Molto più lento. Vediamo il servizio. Ferma la serie di vittorie consecutive della Carrarese nella delicata trasferta toscana. Dopo il pari casalingo con il Cesena, la squadra abruzzese lotta in 10 e trova l'1-1 portando a casa un punto pesante. Gli 11 di Amaulo scendono in campo con il 3-5-2 trainato da Volpicelli e Gambale. Il primo brivido per gli ospiti sopraggiunge dopo 5 minuti di gioco, quando Della Latta prende in pieno la traversa. Al 38esimo il vantaggio dei locali, il cross di Zanon raggiunge Capello sul secondo palo che senza farsi pregare troppo lascia partire un raso terra freddando Tonti tra i pali. Si torna negli spogliatoi con la Carrarese in vantaggio 1-0 e nella ripresa lo stesso autore del gol cerca la doppietta con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, ma l'estremo difensore questa volta è attento e interviene bloccando l'iniziativa dei toscani. Superato il terzo quarto di gara, il Pineto rimane in 10. Le accese proteste di Amadio per una rete annullata ai suoi costano il cartellino rosso che costringe il tecnico ospite a rivalutare il modulo. Si passa al 4-4-1 con Volpicelli, punta centrale. I ragazzi di Amaulo sanno soffrire e a pochi minuti dal triplice fischio un calcio di punizione regala il pari agli abruzzesi con il mancino di Volpicelli che buca la barriera ingannando Bleve tra i pali. I padroni di casa non ci stanno e cercano di riconquistare il vantaggio fino all'ultimo secondo. Al 51esimo il palo salva il risultato con Giambè che spazza via il pericolo e mette in cassaforte un punto che dà morale. È il minimo soffrire a Carrara. Sappiamo la forza della Carrarese. Mi sembra, ho letto le statistiche, veniva da 10 vittorie consecutive, non vinceva sempre in casa dall'anno scorso campionato. Quindi una squadra costruita per un campionato di vertice, l'anno scorso è arrivata quarta, quest'anno sicuramente lotterà per le prime 6 posizioni e noi sappiamo che dobbiamo lottare perché non dobbiamo neanche mollare di un centimetro, perché se vogliamo stare dentro questo campionato dobbiamo avere questo atteggiamento. Sicuramente portare via un pareggio in 10 è tanta roba, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e abbiamo lottato, abbiamo rischiato perché era inevitabile rischiare uno in meno, però ci abbiamo creduto, siamo stati premiati, quindi grande merito ai ragazzi che hanno fatto una prestazione importante. Bene, questo è il servizio, Giorgio, insomma, dicevamo un buon Pineto che è entrato in una nuova categoria e con grande dignità. Beh, è stato costruito bene, è riuscito a fare risultati difficili, no? Perché ha pareggiato a Carrara, ha vinto col Pescara, ha pareggiato col Cesena, voglio dire, sta giocando a Pescara, che sicuramente è un campo amico, ma non è il loro stadio, quindi hanno anche giocato, tra virgolette, in trasferta dall'inizio del campionato. Però la squadra è costruita bene, spesso giocano bene, sanno soffrire, perché chiaramente lì, sei in 10 contro, come diceva Mauro, la Carrarese, che sono 2-3 anni che si presenta come una delle candidate a vincere il campionato, e poi ci sono delle cose strane anche da vedere. Vedi, non hanno messo il coccodrillo e quello gli ha fatto il raso terra, cioè delle volte. No, mi pensavo prima a quello che stavamo dicendo di calcio, mi ricordo il povero Zauri che sul 3-0 col Pisa mise dentro due ragazzi, Palmucci e Pavone, che erano del nostro settore giovanile ed erano anche nostri nel senso proprio di Pescara e di Silvi, non so Pavone sia di Silvi, e venne redarguito perché non aveva messo dentro gli anziani. Dico che in questo caso no, era una cosa un po' particolare, la prima volta che mi capitava che venisse contestato da parte della società un allenatore che aveva messo dentro due ragazzi del settore giovanile. E poi i due tra i migliori di quelli che avevamo e anche abruzzesi. Quindi stavo pensando ora che si dice che facciamo la squadra è giovane, che quindi bisogna aspettarla, bisogna dare fiducia ai ragazzi, e in quel caso venne redarguito l'allenatore che li aveva fatti entrare. Beh, questo è un fatto molto singolare. Alessandro, il Pescara
Ora vediamo la classifica, perché abbiamo detto che al primo posto naturalmente c'è la formazione che ha giocato contro i biancazzurri della Torres, poi abbiamo il Pescara e il Cesena, ma il Cesena ha una partita in meno perché deve recuperare quella con l'Entella a Chiavari, con, è stata rinviata a data da destinarsi, poi c'è il Pescara e il Perugia. E subito dopo poi ancora la Carrarese, ma si può dire secondo te che Torres, Cesena, Pescara e Perugia si giocheranno la promozione? O vedi l'ingresso di altre squadre nel gioco? No, allo stato attuale mi sembra che la classifica rispecchi quello che si è visto in campo. Ecco, diciamo che tornando, siccome a noi interessa primariamente quello che succede a Pescara, adesso, come dice Silvio, così ti do del tu, c'è la partita dopo tre giorni che potrebbe rifarti ripartire. Speriamo che con la Carrarese si vinca. Sono curioso di vedere anche io la reazione che avrà questa squadra alla sconfitta contro la Torres, dove vediamo. E poi, come dicevate giustamente voi, a fine novembre c'è l'ennesimo test col Cesena. Penso che in questo mese potremmo avere un reale peso specifico del Pescara, sicuramente sì. Però sono d'accordo con Giorgio, credo che anche Walter l'ha detto tra le righe, ci sono delle partite dove un giocatore con un po' di peso davanti serve, perché Cupone è un ragazzo straordinario, grazie al quale Pescara ha fatto anche tanti punti, però canta e porta la croce, cioè questo è un ragazzo che farà 200 km a partita, a volte arriva stanco, però il giocatore che al 97esimo ti fa ancora lo strappo e va in profondità e crea scompiglio. Però ci sono poi degli altri momenti delle partite dove tu devi giocare in modo diverso, e la partita con la Vispesaro è stato l'emblema del fatto che in alcune situazioni tu non puoi fare TikTok e cercare di entrare con la palla in porta, devi avere qualcuno che abbatte il muro, e allora lì devi usare l'artiglieria. Giorgio vuole dire qualcosa, poi andiamo da Alessia Spolverini. No, stavo guardando la classifica prima, calcola che siccome noi tutti pensiamo che a 20 si possa prendere la Torres, chiaramente, se l'Entella batte Cesena mette a 14, l'Entella farebbe la quarta vittoria consecutiva. Quindi potenzialmente potrebbe anche essere una squadra che, chiaramente, se il contrario perde la partita con Cesena, l'Entella rimane fuori dai giochi. Fuori dai giochi, sì, entrerà in zona playoff. E tanto le squadre sono quelle, Cesena, Pescara, Perugia, Entella, forse la Carrarese, dico forse. C'è da tifare Entella, anche perché se vanno via in coppia Cesena, certo, e Torres, certo. Poi la vedo dura, insomma, averne uno davanti puoi sempre pensare che rallenti e tu acceleri. Se ce ne hai due comincia a essere complicato. Del resto l'abbiamo visto l'anno scorso con Catanzaro e Crotone. Il Crotone a un certo punto ha perso colpi, ma era già troppo avanti. Erano già tutte e due troppo avanti e non ne hai ripreso nessuno dei due. Comunque è un campionato dove ci sono molte squadre interessanti, e allora vediamo di esaminare le partite più importanti dell'ultima giornata e poi i gol più belli con Alessia Spolverini, che saluto. Buonasera Alessia. Buonasera Alessia. Buonasera, ben trovati. Io in realtà mi avete anticipato, perché volevo partire proprio da Carrarese Pineto, finita 1-1, per rimarcare principalmente due cose che poi, ecco, appunto avete già detto, che la Carrarese si sta di nuovo riprendendo, aveva avuto un momento di stop, ora ha rialzato la testa, e per dire soprattutto che il Pineto sta facendo il suo bel percorso, che nonostante un pareggio, nonostante non faccia goleate, però ha il suo perché, e sono quei punticini che una volta che vengono messi da parte fanno sempre comodo, anche per possibili, questo vale per tutte le squadre ovviamente, situazioni o momenti in cui imprevedibili magari la squadra può avere un calo. Quindi sì, devo dire che comunque è un Pineto che convince.
In realtà volevo passare a altre due squadre della zona playoff che però si sono scontrate, ma la partita è finita per 0-0, Recanatese-Perugia. Nonostante diverse chance comunque create da entrambe le squadre, un pressing alto soprattutto sul finale ovviamente, il risultato in questo caso ci suggerisce due aspetti importanti. Il primo è che i Grifoni sono ancora una volta imbattuti e che la Recanatese ha fatto più 10 punti nelle ultime 5 partite e sta tutto in diritto in zona playoff. Quindi anche qui c'è stato un percorso abbastanza in ascesa. Un match che avrebbe avuto grande importanza per le sorti della classifica e soprattutto per le sorti del Pescara era quello che purtroppo non si è potuto disputare, è stato rinviato per maltempo, tra Entella e Cesena. Questo Cesena che ultimamente invece è protagonista del trend un po' inverso, no? Un po' più rallentato rispetto al solito. L'ultima partita di cui vorrei parlare è Gubbio Juventus Next Generation, anche questa finita con un pareggio, anche questa finita per 1-1. Gli agubini rimangono imbattuti in casa, riescono a non essere tra l'altro sopraffatti da questi giovani ragazzi della Juventus. Che succede? I bianconeri si trovano in superiorità numerica perché viene espulso Casolari. Vanno in gol allo scadere del primo tempo. Poi però cosa succede? Che Spina del Gubbio risponde al circa 61esimo del secondo tempo, ma un altro episodio diciamo particolare che non succede spesso, viene espulso un ragazzo bianconero come Nenzia e quindi anche i bianconeri rimangono in 10, quindi una partita con più cartellini rossi che gol, devo dire. E per quanto riguarda invece la classifica dei gol, io adesso aspettiamo che finiscano le immagini, io ho posizionato questa volta al quinto posto il gol di Energe dell'Ancona. Perché? Perché mi è piaciuta particolarmente l'azione corale con cui si è diciamo innescato questo meccanismo da gol, come possiamo vedere nelle immagini. Un'azione, diciamo, un batti e ribatti aereo che poi si è concluso con questo gol appunto di Energe. Al quarto posto un gol quasi speculare, nel senso che l'azione è avvenuta in maniera quasi speculare. La partita in questo caso è quella della Juventus Next Generation, il giocatore è l'Over Guerra, che va in gol sempre su questa azione bella, corale del gruppo, però raso terra, tutto palla a terra, l'altro era aereo, questo è tutto palla a terra. Al terzo posto ritroviamo Volpicelli del Pineto, sempre di Mancino, quindi questo déjà vu che si ripete all'infinito, però questa volta attenzione, è stata sparata la sfera proprio raso terra. E quindi è un gol leggermente diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere di Volpicelli. Al secondo posto invece il gol del capitano dell'Olbia Ragazzu nella partita contro la Fermana, è tornato in gol dopo un periodo abbastanza lungo di astinenza e il capitano si gira al volo e va in gol. Tra l'altro poi sbaglia un rigore, poco dopo sbaglia un rigore, ma l'Olbia riesce comunque a vincere sulla Fermana che sta vivendo un periodo particolarmente critico e nella bassissima classifica. E poi appunto si è ripreso, quindi l'Olbia ha vinto per 2-1. Primo posto il gol del prestito alla SPAL proveniente dalla Lazio, Bertini. Questa è una punizione, anche questa è una punizione. E
è stata secondo me precisissima, una punizione proprio messa all'angolino, probabilmente se l'aspettavano, non lo so, però è stato uno di quei gol su cui niente può fare il portiere. Bene, grazie, grazie. Bene, grazie, grazie. Abbiamo visto tanti gol, abbiamo visto alcune immagini anche per capire la validità di questo campionato. Torniamo e anche per salutare i nostri amici musicisti, Luca e poi il musicista Simone Pavone. Allora Simone, hai un altro brano per completare? Sì, pensa Pierluigi, pensavo, prima parlavamo con Luca, mentre parlavate di Luca Mora, quindi l'esperienza, mi è venuto in mente che questa settimana hanno pubblicato il loro ennesimo album dei ragazzotti di 81, 80 e 79 anni, i Rolling Stones, e sono considerati i più giovani da tutti. Allora ho unito quest'idea, questo pensiero alla soddisfazione che potrebbe non appagare tutti i tifosi pescaresi in questo momento, e allora il loro inno più che canzone generazionale, Satisfaction. Bene, grazie a Simone, io direi a Luca, credo che sia un piacere anche per te stare con in tanta bella musica. Una bei ricordi. Così bello, no? Bei ricordi. Bei ricordi. Giorgio, i ricordi sono sempre presenti, Giorgio. Hai ragione, questa è proprio gioventù questa. Bene, bene. Benissimo. Grazie Luca, grazie Simone per questo grazie collegamento. A voi. Appuntamento grazie. Con voi in un'altra occasione, con Luca, venerdì prossimo. Grazie. Allora, e vi ricordo torniamo domani sera di dare un abbraccio. Benissimo, ci saremo tutti. Grazie a loro e chiudiamo questo collegamento. Torniamo da Silvio Sarta. Silvio, ancora una volta la musica, ma torniamo al calcio giocato. Il Pescara come dovrà affrontare la partita contro la Recanatese? Secondo te quindi dovrà attaccare oppure dovrà cercare di ragionare per evitare poi di Azzemal da ragionare? No, per evitare i cosiddetti contropiedi di una volta e le ripartenze di oggi. Correre e attaccare subito, di una banalità sconcertante, correre, attaccare subito e cercare con grande tenacia e con grande determinazione un vantaggio nella prima parte della partita per poi almeno amministrarlo. Io facevo un ragionamento perché poi i discorsi che abbiamo fatto, che poi possiamo moltiplicare per tutte le squadre, per chissà quante trasmissioni televisive o articoli di giornale, per non parlare dei social, e anche questa sera ha tenuto banco l'eterna questione dei giovani, che tra l'altro i giovani di oggi sono tormentati, questo aspetto di Leopardi che era un tormentato, quindi forse amato dai giovani, ma non andiamo fuori tema. Allora, a me fa quasi ridere, ma non di malizia, però fa sorridere il fatto che ci si quasi accapigli da un punto di vista verbale sulla valenza, sull'efficacia, sulla forza dei giovani, in questo caso del Pescara, quando il loro condottiero ha 80 anni. E ricordo, nella filosofia, se vi piace, visto che abbiamo spaziato anche con Leopardi, che poi viene rivalutato come filosofo, oltre che come poeta, che Socrate prendeva tutti i giovani che andavano da lui, e i genitori di questi giovani già ad Atene si lamentavano: ma che vanno a fare? Pensate a Socrate come Zeman,
Poi Socrate aveva una moglie rompiscatole, speriamo che non sia il caso, e quindi voleva anche togliersi di mezzo, cosa che ha fatto davanti ai discepoli. Invece qua, nel calcio di oggi, io dico ancora una volta che invece di inerpicarsi in troppi discorsi, dobbiamo capire una volta per tutte che questa squadra, come tutte le altre squadre che vogliono vincere il campionato, spero di essere stato chiaro, e così penso che questo sia anche il desiderio del presidente di tutti, altrimenti che ci sta a fare da tanti anni a questa parte, vuole vincere il campionato. Se vuole vincere il campionato, fa come si deve fare, una miscela di giovani e meno giovani con il guru ottantenne che può appunto dosare le forze. Anche qui forse io sono un po', c'ha ragione forse Giorgio Repetto questa volta, sono un po' vecchio e anziano, perché a me le cose sembrano semplici e in fondo quei vecchietti da bar, con tutto il rispetto, parlano tra di loro come se le cose del mondo fossero semplici. Boh, Giorgio, ci vediamo al bar, tanto so a quale bar vai. Walter. Allora, ha ragione Silvio, secondo te, cioè, il Pescara deve forse prendere adesso il proseguo del campionato con molta più naturalezza, con molta più leggerezza? Ma oddio, io sì, sono d'accordo con lui nel fatto che questa squadra ha con questo allenatore l'idea di gestire è lontana, deve attaccare e possibilmente sbloccarla subito. Storicamente anche Zeman è capace di motivare le reazioni delle squadre e quindi mi aspetto una buona reazione adesso, al di là di magari qualche scelta, se confermerà Cuppone o per la prima volta deciderà di puntare su un centravanti più, diciamo, di ruolo, o se cambierà di nuovo qualcosa là in mezzo. Però mi intrigava molto il discorso sui giovani, non giovani, eccetera. Allora mi permetto di dire che, l'ho accennato l'altra volta, il concetto di giovani nello sport è sempre molto relativo, perché i vecchi hanno 35 anni, qualche volta anche di meno. L'altra sera il Barcellona ha iniziato con un sedicenne titolare, poi è entrato uno di 17, ha fatto pure gol, e aveva due altri titolari di 20 anni da compiere. I giovani sono giovani in relazione a quello che ci mette intorno. In Italia, dove l'età media di alcune squadre supera i 28, i 29 anni, diciamo, trovare i 35enni nella Recanatese, se non sbaglio, ce ne stanno 3 o 4, non so se giocano tutti. C'è Melchiori, Sbaffo, ma anche dietro. Sì, dietro i due centrali. I due centrali, 33-34, no? Yeah. Ecco, certo, se metti in campo 4 di 33-35 anni, un ragazzo di 22 anni ti sembra il figlio. In realtà nello sport i giovani dovrebbero essere perlomeno under 20, e di under 20 in Italia, non a Pescara, in Italia in prima fascia, ultimamente Allegri si è cimentato, no? Un po' con i ragazzini, ma in Italia se non nascono subito geni, mi ricordo Cassano forse, l'unico che è diventato titolare da under 20, Del Piero, però stiamo a parlare di 20 anni passa, 25 anni fa, dopodiché qui sembra che non nascano dei giovani predestinati, quindi bisogna avere anche, adesso io mi contraddico perché prima sono stato un po' severo con questa squadra, bisogna avere anche un po' di pazienza, aspettarli, dargli l'opportunità, come dire, di acquisire personalità, un attimo di sicurezza in più. Per quanto poi il campionato ha le sue date, le sue scadenze, e se dopo la decima non hai una formazione titolare, il problema non è il pullman dell'avversario, ma il problema è il tuo.
organico che o non risponde o non è come te lo aspettavi. Dalle due soluzioni non si scappa. Non credo ci sia una terza ipotesi. Alla decima di campionato una squadra deve essere bella e definita. Comunque, sai, Walter, che i campionati poi spesso vengono determinati dal momento in cui incontri certe squadre. Sì, perché io adesso stavo vedendo prima, mi è venuto in mente, vedendo l'Ancona. Il ritorno di Colavitto è pericoloso per gli altri, perché chi ha affrontato magari ancora prima era oppure chi ha giocato contro adesso l'Entella, ora ne trovi un'altra. Quindi è determinato anche dal momento. Tu giochi contro la Torres nel momento in cui la Torres sta vincendo sempre ed è prima in classifica. Ti capiterà magari l'Ancona che si ritorna su, oppure l'Entella. Quindi chi ha affrontato le squadre in crisi nelle prime 3, 4, 5 partite è stato avvantaggiato. Cioè i campionati spesso sono determinati proprio dal momento in cui incontri le squadre e come stanno in quel momento lì. Quindi non sempre è una partita normale. Tu giochi contro una squadra che potenzialmente devi battere, ma magari quella squadra lì in quel momento è al massimo della forma o al massimo anche della fortuna, del momento che gli gira bene, capito? Quindi Trovare una squadra in un momento piuttosto che un altro può fare la differenza. Vengono determinati da questi incroci indiretti che creano, però magari una squadra ci fa 3 punti e tu ne fai uno. E quindi bastano 2 o 3 di queste situazioni per al contrario, tu ci fai 6 punti e gli altri ne hanno fatti 1 o 2 con quelle squadre lì. È difficile, però io credo che siamo molto presto. La 10ª partita è troppo presto per fare dei ragionamenti a lungo termine. È tutto sommato, come dicevate anche prima, il Pescara ha 20 punti, ha una media di 2 punti a partita e sei in piena corsa per vincere il campionato. Bene, allora prima di far chiudere ad Alessandro Alberti, vediamo la vignetta del nostro Manuel Caringi, così potremo commentarla, magari ci faremo aiutare anche da Alessandro. Va bene, allora, qua appunto ho rappresentato, raffigurato un pensieroso Sebastiani e anche altrettanto un pensieroso Zeman che, vedendo la sconfitta appena subita contro la Torres, ricordano appunto una sorta di flashback, una sorta di déjà vu, la famosa tra virgolette sconfitta dell'anno scorso con il Catanzaro, perché secondo me comunque questa partita che si è appena giocata tra il Pescara e la Torres è una partita comunque cruciale. Il Pescara aveva una grandissima occasione per comunque avvicinarsi ancora di più alla vetta e ha fallito. Speriamo comunque, naturalmente, che il Pescara possa riprendersi più avanti nel campionato. Alessandro, Pescara ha fallito questa occasione? No, era per me era una partita da non perdere, primariamente, più che cercare di vincere. Come dicevo prima, voglio vedere il contraccolpo, voglio vedere se questi ragazzi avranno la forza di reagire, perché poi molto spesso c'è anche l'incoscienza della gioventù, e ripartire con l'Ara Carantese come se niente fosse accaduto. L'anno scorso non è successo così, perché dopo il Catanzaro c'è stato il crollo, ci sono state tutta una serie di problematiche. Quest'anno mi auguro che non ve ne siano, quindi ai posteri l'ardua sentenza. Allora abbiamo parlato di giovani, allora andiamo da una giovane, quindi da Alessia per concludere. Alessia, che idea ti sei fatta dal nostro dibattito che hai ascoltato e da quello che è accaduto anche nella partita contro la Torres? I discorsi che avete fatto questa sera, io penso che non è un Pescara che non ha le possibilità, è un Pescara che probabilmente sta perdendo qualcosa, non si è capito bene cosa, però io credo, perlomeno per quanto riguarda la prossima partita contro la Recanatese, che possa tranquillamente tornare a rimettersi sulla strada giusta, sul giusto percorso. Non dico il risultato, però dico che sì, la Recanatese, come dicevo prima, è una squadra che piano piano, partita dopo partita, ha fatto una scalata, ma allo stesso tempo il Pescara, sotto questo punto di vista, può utilizzare questa partita per riprendere fiducia
nei propri mezzi, insomma, nella squadra, nell'unione, anche nel provare ad evitare, ecco, perlomeno la sconfitta. Grazie Alessia, appuntamento a venerdì prossimo per quanto ti riguarda. Io ringrazio gli ospiti di questa sera, Walter Nerone, Giorgio Repetto, Alessandro Alberti. Grazie a voi. Un ringraziamento anche a chi è stato collegato, quindi a Fabio Lupo e Pavone. Silvio Sarto. Poi Silvio Sarto, ovviamente, che è a Pescara e che ci raggiungerà per la cena questa sera, Silvio. Ma non lo so, guarda, sì, e volevo dire, non faccio il pronostico, guarderò in televisione soltanto il primo tempo di Pescara-Carrarese e come faceva l'avvocato Agnelli con il risultato al sicuro me ne andrò alla fine del primo tempo, inseguito dai flash dei fotografi, da interviste e da tutto il resto. E poi mi sveglierò. Poi mi sveglierò a più tardi. Speriamo bene. Grazie anche a Manuel Carigi. Grazie a voi e buonanotte. Ai tecnici, alla regia di Pietro Baldassarre e Francesco Di Carlo, a voi che ci avete ascoltato come sempre con tanto affetto da casa. Buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice e sbalordito, non t'ho visto mai, a tutto campo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole, clicca se seguici.